Terza e ultima parte di Studio Robur. Cominciamo andandoci ad ascoltare le parole di Pietro Cianci, scusate, che ha segnato contro l'Entella. Ha parlato oggi pomeriggio nella sala stampa dell'Acqua Calda, dove il Siena ha svolto la rifinitura prima di partire per Piacenza. Ha parlato del gol, ha parlato anche della situazione attuale e della prossima partita di domani. Ci sentiamo allora, Pietro Cianci. Sono contento di questa vittoria, soprattutto sono contento per il gol. È stato bravo Stefano a tenerla bassa la palla, poi per fortuna l'ultimo tocco è stato mio. L'Entella è una squadra forte dove veniva da 6 vittorie, quindi batterla per noi ci fa essere ancora più consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti. Sì, però ho visto Stefano che si era andato da un'altra parte. Quindi ho seguito lui, anche se l'ultimo tocco era stato il mio. Però dai, sono contento, l'importante è che è arrivata la vittoria e dobbiamo continuare così. La Pro Piacenza è un'ottima squadra, dobbiamo scendere in campo consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Abbiamo battuto l'Entella, sì, ma questo non vuol dire niente. In Lega Pro le partite sono tutte difficili, quindi dobbiamo andare lì concentrati, forse anche di più contro l'Entella. E ci aspetta un'altra battaglia. Da quando è iniziato il campionato siamo cresciuti partita dopo partita. Ma non c'è un livello. C'è allenamento dopo allenamento, si migliora, si inizia a conoscere i compagni ancora di più e questa è una cosa fondamentale. Benissimo qua, mi sto trovando bene qui a Siena, sto bene. Speriamo di fare ancora meglio, sia personalmente che per la squadra. Pro Piacenza e noi abbiamo preparato la partita, è una squadra che gioca, e noi dobbiamo essere bravi a restare compatti e quando ci capitano le occasioni di buttarla dentro. Siamo tanti giocatori, quindi nessun problema, ognuno quando va in campo sa quello che deve fare, ci siamo 20 giocatori quindi c'è spazio per tutti, perché vuol dire che hai tanti giocatori che anche a partita in corso puoi cambiare modulo. E non è da tutti questo. Cambiare modulo a volte non è mai facile, però a volte ti porta dei benefici. L'obiettivo mio è quello di fare bene come sempre, sperando di portare il Siena più in alto possibile. E poi personalmente mi auguro, come penso ogni attaccante, tanti gol. Tanti gol si augura Pietro Cianci, cioè, ce lo auguriamo anche noi, per adesso è a quota 2 e Cianci Giulio che potrebbe anche essere un'alternativa da vedere dal primo minuto domani, visto anche in questo spazio turnover, partite concentrate, Liozzi che l'ha giocata sempre tutte dal primo minuto, potrebbe partire lui dal primo al posto suo o magari in tandem oppure Mignani, non so, sceglierà sempre Liozzi con un attaccante brevilineo. Spero in tandem perché secondo me loro due si completano a vicenda. Cianci è uno che lavora benissimo con le palle sporche, prende i palloni di testa, è fastidiosissimo per i difensori, prende un sacco di falli durante la partita, mentre Liozzi magari è uno più che riesce ad andare più in velocità, andare via anche col pallone tra i piedi e insieme soneggiano molto bene insieme e gradirei vederli domani dal primo minuto tutti e due. Lapo, ti aspetti qualche variazione? Ti aspetti intanto la conferma della difesa a 3 e poi, visto che mancherà Vassallo e l'emergenza a centrocampo è abbastanza evidente, magari è ipotizzabile un centrocampo a 4 con i terzini a occupare ovviamente i due esterni, quindi rimangono due posti centrali dove è ipotizzabile, insomma, vedere Arrigoni e Sbrissa e Cristiani per il momento magari in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità e magari tornare col trequartista. Credo che questa sia l'opzione più probabile, non so, più logica, perché poi alla fine è impossibile capire quale sia la cosa più giusta da fare nella partita di domani, però dubito che Mignani cambi la difesa a 3 dopo il risultato ottenuto contro l'Entella. C'è l'emergenza dei centrocampisti, quindi mi aspetto il 3-4-1-2 che abbiamo già rivisto, con magari un Guberti a ricoprire la posizione di trequartista dietro le due punte, e a fare anche nel caso in fase difensiva un centrocampista in più, una mezzala in più, visto che Eurolo ha già ricoperto, Domenica è entrato proprio come mezzala sinistra. Non credo che Mignani voglia stravolgere tutto quanto, insomma,
È vero che ci sono tante partite ed è giusto che tutti trovino i loro spazi e continuità, però avere un po' di certezze nel calcio non fa mai male. Sinceramente non so, non credo che rigiocherà Cristiani, credo che darà una chance a Brumato De Santis, sarà confermato Zanon, che in questo momento secondo me è uno di quelli di cui il Siena non può fare a meno, perché Imperiale non ha le caratteristiche di Zanon per fare il tornante sinistro. A centrocampo vedremo, credo necessariamente, Sbrissa e Arrigoni. In questo momento Arrigoni, poi, a prescindere dalle assenze, è un giocatore fondamentale, forse è il migliore sia in fase di costruzione che in fase difensiva. E poi davanti c'è stato un turnover continuo, una girandola continua, quindi credo che sarebbe anche giusto vedere Cianci e gli Ozzi insieme, che anche secondo me si trovano abbastanza bene. Cianci questo lavoro dovrebbe farlo un pelino meglio, cioè ogni tanto vedo che magari su qualche contrasto aereo, qualche palla che potrebbe tenere proteggendo col corpo, ogni tanto ce l'ha qualche piccolo errore. Cioè, io mi ricordo una partita l'anno scorso contro il Siena, quando giocava a Reggio, insomma, fece una partita devastante da quel punto di vista. Quindi se si rivede quel Cianci, è un altro giocatore in più con caratteristiche ancora più diverse dagli altri, aspettando poi fondamentalmente Cesarini, che esula da ogni analisi tecnica perché è necessariamente, obbligatoriamente più forte. In questa situazione logica di turnover, Giulio è sparito ormai di Livio, cioè che è il giocatore che sta trovando meno spazio di tutti. Mignani ne ha parlato in conferenza stampa, non in zona mista. Noi abbiamo ascoltato prima le sue dichiarazioni in zona mista. Ha detto: mi dispiace soprattutto per lui, ma in questa situazione, probabilmente anche in questa situazione tattica, trova pochissimo spazio, ma verrà anche il tempo per lui. Effettivamente si fa i nomi di Cianci, Gliozzi, Fabbro, Aramo, eccetera, però lui rimane sempre fermo, diciamo, con pochissimo spazio. È un giocatore diverso rispetto agli altri, perché comunque si ha caratteristiche come può avere Aramo, cioè è bravo a saltare l'uomo, è bravo in velocità, però è anche più piccolo da un punto di vista fisico, quindi magari anche in una partita tirata come poteva essere domenica non avrebbe potuto dare tutto questo apporto. Però spero che comunque trovi spazio, perché salta l'uomo, ha visione di gioco e secondo me è anche un bel tiro. Io spero che anche con l'ingresso, con il ritorno degli altri indisponibili, ci sia una maggiore, un maggiore utilizzo di Dilivio, perché secondo me merita. Posso aggiungere solo una cosa precisa su Dilivio, che è uno di quelli su cui io avevo più aspettative? Secondo me, ovviamente ci si può sbagliare, ma l'impressione che dà, vista anche la sua giovane età, è l'incapacità di riuscire molto spesso a scegliere l'opzione giusta. Cioè, quando magari deve scegliere tra allargare la palla o saltare l'uomo, e la prima, cioè il saltare l'uomo, è più difficile, tenta quello, o magari tenta il passaggio a un compagno più marcato di un altro, gli servirebbe più tempo, però purtroppo a questi livelli il tempo è difficile da avere. Si ricorda un po' per il minutaggio anche la situazione di Emmaus dello scorso anno, con le dovute proporzioni. Probabilmente Dilivio sicuramente ha più margini di crescita e più futuro, però ecco, è uno di quei giocatori che va saputo proprio inserire in un modello, in un determinato contesto. Ci guardiamo il quadro dei recuperi della prima giornata, anche se non tutti sono riferiti alla prima giornata, perché Cuneo Entella in realtà è riferita alla quarta giornata, visto che l'Entella la prima l'aveva già giocata, ovvero il 17 mi pare settembre. Quindi Cuneo Entella domani alle 14.30 in contemporanea proprio Piacenza Siena, e poi alle 20.30 Pontedera Novara e Provercelli Piacenza. Sono tutti incroci interessanti, perché l'Entella, dopo la prima sconfitta del campionato, va a Cuneo, che è la squadra più in forma del Siena, abbiamo parlato. Il Novara gioca contro il Pontedera, che è più su in classifica e sicuramente è in una migliore forma fisica rispetto al Novara, che forse delle squadre coinvolte nel caos di ripescaggio è quella più che ne ha più risentito. E poi Provercelli Piacenza, insomma, è una sfida di alta quota. Possiamo anche dare un occhio alla classifica di nuovo per capire questi quattro incroci quanto sono importanti, perché ecco, Provercelli a 21, Piacenza a 22, insomma, l'Apo è un mini turno, perché sono quattro partite anziché 10,
che però insomma può spostare ancora una volta gli equilibri. Sì, assolutamente. Abbiamo detto che il campionato si sarebbe cominciato a definire nel momento in cui le squadre avrebbero recuperato tutte le partite. E così è, perché ovviamente nel momento in cui la distanza delle partite disputate tra le squadre si riduce, a quel punto poi i conti cominciano ad assumere un'importanza diversa. Per l'Entella è una partita, non dico fondamentale, ma quasi, perché quando perdi dopo 6 vittorie consecutive è lì che si vede la differenza tra una squadra che può ambire a un grande risultato e chi invece poi subisce l'immediato contraccolpo, perché insomma le 6 vittorie dell'Entella erano arrivate anche non sempre con grandissimo merito, cioè anche con sofferenza, anche con un pizzico di fortuna. Quindi la partita con il Cuneo fuori casa, secondo me, definirà un po' quello che sarà il futuro dell'Entella. Per quanto riguarda le altre, in questo momento c'è la Provercelli contro l'altra, contro il Piacenza. La Provercelli è una di quelle squadre che fin dall'inizio del campionato sapevamo poter essere papabile per le prime. Il Piacenza, insomma, è una squadra che ormai si è abbastanza affermata in queste giornate. Per il Siena invece domani, secondo me, l'obiettivo è quello di non perdere più che di vincere, sia perché vincere ovviamente è sempre una cosa molto complicata. L'importante è proprio di non perdere, darebbe un segnale alla squadra, ai tifosi, di continuità, di aver trovato l'equilibrio, soprattutto se anche domani ad esempio il Siena non subisse gol. Cioè sono quelle piccole cose che in una stagione possono fare la differenza psicologicamente, e credo che Mignani lo sappia. Cioè credo che la direzione che deve prendere la squadra, come ho detto prima, sia quella di squadra che prima di tutto non prende gol, poi a segnare ci pensiamo. Intanto Giulio, bisognerebbe giocarla la partita, e mi riferisco ovviamente ai casi storici, perché Piacenza è un campo tremendo, il Garilli, maledetto. È un campo maledetto dove praticamente gare rinviate se ne contano 3 che si sono aggiunte a 2 quest'anno per il caos ripescaggi. Stavolta non c'entra il proprio Piacenza, anche se ci stava entrando, perché la gara si doveva giocare il 16 settembre, è stata rinviata per il tribunale eccetera al 24 ottobre. Quel giorno era a forte rischio perché non aveva pagato la mensilità dell'affitto al Piacenza, no? Il proprio Piacenza, se vi ricorderete. Poi quella cosa si risolse, ma arrivò il TAR a sbloccare nuovamente la situazione. Quindi quest'anno è già la terza volta che viene calendarizzata la partita, e gli scorsi 2 anni invece, nel 2016-17, a dicembre 2016 la gara col proprio Piacenza venne rinviata per nebbia e si giocò al dicembre successivo. La stagione dopo, cioè la scorsa stagione, a dicembre nuovo rinvio, stavolta col Piacenza per pioggia, e poi a marzo con il proprio Piacenza è stata rinviata per neve. Quindi col proprio Piacenza 4 volte è stata rinviata. Insomma, è direi un record, perché adesso cosa può succedere? Si spera niente, si spera che il Siena riesca a giocare domani. Spero nella vittoria assolutamente. Importante sarebbe appunto, come diceva Lapo, non perdere, perché darebbe continuità, darebbe sicurezza all'ambiente e tutto, però per riuscire a mantenere la rotta e la via delle squadre in testa, importantissimo sarebbe riuscire a vincere, anche se comunque non è facile, non è scontato, perché l'Entella appunto che veniva da sei vittorie consecutive è venuto a Siena e poi ha perso, quindi non è facile vincere da nessuna parte. Si spera che domani Siena ci riesca nel migliore dei modi. Quello che è certo è sempre stato difficile, soprattutto a giocare a Piacenza negli unici 2 precedenti, quelli dell'anno scorso e di 2 anni fa. Il Siena la prima la perse 2-1 con un gol di Barba al 93esimo, fu espulso Iapichino, ma fu una sconfitta giusta anche se arrivata alla fine. E l'anno scorso invece decise Santini nel finale, però anche lì il Siena non è che giocò benissimo, quindi insomma sono sempre state partite tirate, sia con il Pro che con il Piacenza. E, tra l'altro, mi verrebbe da dire di questo passo sembra, cioè, quasi di giocare in casa, perché il Siena è abituato, no, al Garilli, e dovrà abituarsi perché a dicembre ci tornerà un'altra volta, a ridosso di Natale. E, allora abbiamo preparato una grafica di tutti gli impegni del Siena da qui in un mese più o meno, perché si parte domani che è il 28 novembre e si chiude
il 30 dicembre, quindi sono insomma 32-33 giorni, diciamo un mese, 8 gare, le prime 3 in trasferta, Pro Piacenza 14:30 domani, poi con l'Arzachena domenica sempre alle 14:30 e stesso orario ad Olbia, quindi 2 trasferte sarde di fila e 3 in totale con quella di domani. E poi il Siena tornerà a giocare in casa il 12 dicembre nell'infrasettimanale con l'Albissola alle 18:30, non è un recupero, giocheranno tutte, a Carrara il 16, 14:30, in quel periodo in linea di massima dovrebbe rientrare Cesarini, il 23 dicembre in casa con Novara alle 16:30, poi ancora da definire gli ultimi 2 impegni dell'anno con le 2 piacentine, Piacenza in trasferta per Santo Stefano e alla vigilia di Capodanno in casa col Pro Piacenza. Quindi dal Pro Piacenza al Pro Piacenza l'abbiamo intitolato, cioè il Siena giocherà la prima giornata di andata e la prima di ritorno nel giro di un mese l'Apo. Questo è anche, non solo, la conseguenza di quello che è successo in estate. Questa è la magia della FIGC, la magia delle sentenze dei tribunali, perché veramente giocare il Pro Piacenza nel giro di un mese, sempre in campionato, che dice sai, la Coppa, no, insomma è una cosa di straordinaria. Comunque sapevamo che sarebbe stato così, sapevamo che le partite sarebbero state tutte ravvicinate, non ci si può far nulla, ora ci sono 3 trasferte consecutive, insomma i momenti sono sempre, cioè, è inutile dire questo momento complicato, perché i momenti complicati ci saranno da qui fino a gennaio praticamente, quindi il Siena deve essere consapevole che quest'anno non c'è niente di normale, non c'è niente di scontato, sarà tutto, ogni partita sarà combattuta, sarà lottata, sarà imprevedibile contro qualsiasi avversario, non ci saranno mai partite scontate per nessuna delle squadre della Serie C. Quindi è per questo che dico che domani sarà una guerra, come sarà una guerra in Sardegna. Se dovessi ad esempio dire io 5 punti in 3 partite, queste 3 partite ci metterei la firma, anche solo per il Siena imbattuto. Comunque è inutile, come ho detto, fare calcoli, fare previsioni, giocare ogni 3 giorni ormai, come ha detto anche Guberti, sta diventando un'abitudine. Ciò non giustifica il fatto che non dovrebbe essere la normalità, questo ricordiamolo sempre, però il Siena fortunatamente, infortuni a parte, ha una rosa abbastanza ampia. Mignani per ora sta anche girando i calciatori, credo anche in questa prospettiva, perché ovviamente gli stessi 11 non possono reggere 2 partite ogni settimana. L'anno scorso abbiamo visto spesso gli stessi giocatori, pochissime rotazioni, ma era un altro campionato, era un'altra stagione. Quest'anno ci vogliono più giocatori, ci vuole più forza per affrontare un calendario che ovviamente non ti lascia scampo. Giulio, l'ultima battuta come volevo fare con te riguardando anche questo calendario, è un Siena, come detto, che dovrà, diciamo, è un primo chiusura proprio dell'anno, ma poi ci sarà la pausa, no? Le 3 settimane di tempo, saranno recuperati tutti i giocatori e quindi il Siena che dovrà dare tutto se stesso. Oltretutto, rivedendo la grafica di tutte le partite di dicembre, è anche un calendario abbastanza abbordabile, anche se, insomma, vedendo i precedenti con Pisa, Provercelli e Entella, il Siena ha dato il meglio di sé contro le big, però Pro Piacenza, Arzachena, Olbia, Albissola, è un poker di partite con squadre che sono tutte nella parte destra della classifica. Sì, un mese di fuoco per il Siena, che si spera riesca a mantenere il fatto di non perdere il più a lungo possibile. Qualche punto perso sarà inevitabile, purtroppo, perché partite ogni 3 giorni, vincerle tutte è impossibile, pressoché impossibile, almeno si spera di sì, ma quasi impossibile. E sì, comunque le prime 4 sono, diciamo, abbordabili, ma la Serie C, cioè, non ti lascia scampo, dimostra che devi essere concentrato non 90 minuti, 95. E anche se le trasferte in Sardegna, comunque per il Siena, hanno sempre portato un risultato positivo, saranno molto complicate, come sarà complicato domani, come in casa contro l'Albissola, che verrà sicuramente qui a Siena per non perdere. Cioè, sarà un mese difficilissimo, importantissimo, dove il Siena non deve sbagliare assolutamente niente, ma qualche errore ci potrà stare, purtroppo.
In tutto questo c'è da recuperare ancora una partita con la Pistoiese, ma si andrà sicuramente a gennaio, da capire se prima della pausa, ma non credo, perché insomma i rispettivi tecnici vorranno utilizzare tutti i giorni di riposo per recuperare le energie. Quindi il Siena che dovrebbe tornare il 20 gennaio a giocare in casa con il Pisa, poi c'è il turno infrasettimanale, in trasferta con il Pisa, che ha già giocato ovviamente in casa, poi il turno infrasettimanale con la Pro Patria del 23, e poi insomma ci sarà la doppia trasferta a Pontedera, perché si giocherà in campionato, e dopo tre giorni in Coppa Italia i sedicesimi di finale. Ma insomma ci siamo anche proiettati troppo lontano, perché nel frattempo ci sono 8 partite in un mese e ci sono 2 partite in questa settimana, e quindi ricordo velocemente gli appuntamenti. Domani a Piacenza alle 14:30 contro il Pro Piacenza, noi come sempre ci saremo, e poi domenica prossima la prima trasferta, l'esordio assoluto al Biagio Pirina di Arzachena. L'anno scorso l'Arzachena giocava a Olbia, sempre alle 14:30. Noi ci rivediamo martedì prossimo con Studio Robur. Io ringrazio voi per averci seguito, grazie ai miei ospiti Lapo Cinelli, grazie a te Giuseppe, e Giulio Sarrini, grazie dell'invito. Grazie ancora per averci seguito, una buona serata e un buon proseguimento su Canale 3.